Mente Fredda. Commenti sulla partita dell'Avellino. Radio Notte Stereo. Amici e amiche dell'Avellino, buonasera. Continua la nostra cavalcata per parlare del calcio dell'Avellino e questa sera lo faccio qui nello studio 2 di Radio Notte Stereo con Cleo Murino, direttore di Pigna Sport e noto opinionista qui ad Avellino. Ciao, ciao, grazie per l'invito, saluto tutti i radiospettatori praticamente, i radioascoltatori. Un poco più alla TV, i telespettatori, i radioascoltatori che ci seguono, questa tua bella trasmissione, io la seguo spesso, niente, ti ringrazio per questo invito. Ringrazio io te, grazie Leo. E alla mia sinistra il giornalista Antonio Comella. Dunque andiamo a fare una panoramica del campionato. Avellino, Turris, Teramo e Bari vittoriose in trasferta, la Casertana, la Ternana che pareggia ancora e comunque non riesce a trovare la marcia giusta, la Juve Stabia in casa vittoriosa, il Monopoli che delude ancora, tanta amarezza, tanta delusione tra i suoi tifosi, tra Paganese e Cavese un deludentissimo 0-0, poi il Catanzaro, anche lui che non riesce a ingranare la marcia, non riesce a trovare la marcia giusta, la Viterbese ancora out in casa contro un Bari che insomma è andato lì a passeggiare. Insomma, delle grandi squadre, Cleo, solamente il Bari ha confermato davvero le aspettative, ma le altre stentano. Naturalmente l'Avellino, micidiale, due partite, due vittorie e tutte e due in trasferta, però non conosciamo ancora cosa può essere l'Avellino in casa. Sì, certamente il Bari dovrebbe essere, almeno sulla carta, per quello che sta dimostrando adesso per inizio campionato, dovrebbe essere la corazzata di questa categoria. Ha un organico di tutto rispetto, veramente un organico importante, ha vinto a Viterbo, cioè diciamo il primo tempo dopo i primi 45 minuti ha chiuso la partita, perché i primi 45 minuti sono chiusi, conclusi con il 3-0. E niente, che dire, per quanto riguarda la bisogna aspettare 4-5 giornate si vedrà effettivamente le forze in campo, si conoscerà a tutti gli effetti la nostra forza e la forza degli avversari. Comunque l'Avellino è partito col piglio giusto, perché effettivamente due trasferte, 6 punti, la vittoria di Viterbo, anche se è arrivata diciamo quasi al 95esimo praticamente, però a Palermo ha mostrato tutto il piglio della squadra, diciamo forte, che detta il suo gioco, però io attenderei un po' le delusioni per adesso, se vogliamo parlare di delusioni un poco il Calanzaro, perché ha tirato su una bella squadra. Però io direi che almeno per quello che si è visto, parlando sempre di quello che sono i nomi dei giocatori, cioè sulla carta dobbiamo vedere sul campo, Avellino, Ternana e Bari dovrebbero stare un gradino al di sopra degli altri. Poi ci sarà naturalmente sempre la sorpresa del campionato, però andiamo con i vivi. C'è qualcuno che è individuato? Ma tanti ti parlano del Teramo, anche se per me il Teramo non è una sorpresa, perché il Teramo effettivamente ha speso tanti soldi sia l'anno scorso, che non ha avuto un campionato fortunato, ma anche quest'anno. Noi volevamo prendere quel giocatore Mungo, che è un giocatore importante. In questo momento diciamo la Turris come neopromossa si sta dimostrando una squadra che si è subito abituato a questo campionato. Però io ti ripeto, facciamo trascorrere 4, vedremo meglio sia la nostra forza che la forza dell'avversario. Antonio Comella, ho parlato un po' della panoramica del campionato. Sulla nostra strada, se l'Avellino è una squadra di vertice davvero, ancora una volta De Laurentiis, come tanti anni fa. Sembra una coincidenza. Può darsi che sia anche una coincidenza, però il fatto sta che nessuno dei più ottimisti naturalmente sperava che l'Avellino
effettivamente potesse partire con il piglio giusto, ottenendo due trasferte, tengo a precisare, due trasferte, un punteggio pieno che naturalmente la va a relegare a quelle che potrebbero essere le protagoniste di questo punteggio pieno e la rete ancora imbattuta. Al di là di come sono venute e sono scaturite le vittorie, oggi io parlo sempre per quel poco di esperienza che ho, naturalmente la fortuna è quella che va ad accompagnare la squadra nei momenti proprio dove nessuno pensa che potesse effettivamente arrivare a dei determinati traguardi. Però la componente fortuna va, è una di quelle che va ad accompagnare la bravura della squadra, dell'allenatore e anche della società, che ha saputo fare delle belle, diciamo, buone scelte. Certo, alla squadra di oggi bisogna naturalmente, come diceva Cleo, bisogna attendere ancora un po' per dare e vedere quale sia la vera identità di questa squadra, quale potrebbe essere il ruolo. Naturalmente noi ci aspettiamo che da queste due vittorie venga fuori e si vada a rialzare quell'entusiasmo che ad Avellino mancava da un po' di tempo, e non per, diciamo così, per accompagnare che cosa? E dare lo stimolo alla società che se dovesse venire a mancare qualche tassello, che secondo me manca ancora, l'Avellino potrebbe... Abbiamo avuto anche due tegole. Ecco. La Ezza. Quindi, questa naturalmente... Nonostante ciò, però abbiamo disputato una partita a Palermo da avere Grecia. Bravo. Possiamo fare lo scambetto De Laurentiis anche questa volta? Ma io penso di sì, perché oggi sulla carta è tutto semplice e facile, però sul campo... Come diceva Herrera, le partite si giocano. Si giocano, bravo. Cleo Murino, Boscaglia nella sua intervista ha fatto trapelare il fatto che l'Avellino è stata determinata e cinica e la sua squadra no. Quindi si può definire l'Avellino una squadra cinica e determinata? Ma sicuramente, noi, io, la partita che abbiamo seguito, diciamo, per buona parte, perché poi dopo l'ultima mezz'ora con questa piattaforma di Eleven TV, sì, infatti si sono lamentati tutti. Si sono lamentati tutti perché è assurdo. Vabbè, comunque mettiamo un velo pietoso, caliamo un velo pietoso. Per quanto riguarda l'Avellino che ha giocato a Palermo, è una squadra che già si vede dall'impostazione, una squadra che cerca di fare, imporre il suo gioco, nonostante giocasse alla... Non è... Se noi pensiamo che i due attaccanti erano 2-2000, hanno preso... sono i due attaccanti della primavera del Torino dell'anno scorso, cioè loro hanno puntato molto sui giovani, adesso stanno rimediando un po', perché adesso è arrivato anche al Mici, il terzino, quello che ha giocato anche con noi in Serie B, stanno mettendo un po' di esperienza, ma io penso che il Palermo, almeno per quello visto contro l'Avellino, non sia una squadra che lotterà per i vertici. E l'Avellino ha dimostrato e sta dimostrando, un po' meno a Viterbo, qualcosa in più a Palermo, già che Braglia ha le idee chiare, è una squadra per me completa in tutti i ruoli, c'ha dei sussuiti che, diciamo, almeno 6-7 giocatori che fanno la panchina, che potrebbero tranquillamente fare i titolari, forse dico a mio modesto parere, la ciliegina sulla torta la poteva mettere con un giocatore che si farebbe in quattro per venire da Avellino ed è ancora senza contratto, perché le due, sia che Mariano Arini, cioè per me con Mariano Arini questa squadra effettivamente potrà dare veramente filo da torcere al Bari, perché sarebbe... Poteva diventare davvero il top. Potrebbe diventare il top e addirittura aspirare alla promozione. Ma non è che un giocatore possa cambiare le sorti di un campionato. Però, come diceva anche l'amico Antonio, la fortuna aiuta gli audaci, e l'Avellino Braglia è sempre stato un allenatore che c'è. Gioca, ha impostato le sue squadre per cercare di vincere e di giocarsela con tutti.
Antonio Comella, l'espulsione di Insomma, l'unico neo di questa trasferta a Palermo, trovi giusta quell'espulsione? Ma vedi, a volte bisogna valutare bene per come l'arbitro in quel momento ha visto, chissà, o ha sentito chissà che cosa. Certo che di Insomma sta dimostrando il suo ancora di vogliamo più. Vogliamo dargli un voto di Insomma? Ma io, scusami, se dovessi dargli un voto io darei più che un 7-8, diciamo. Se l'è meritato questa volta. Sì, se l'è meritato. Ma se l'è meritato anche l'anno scorso. Ma questo... Ma Salvatore, io non mi sento, diciamo, in grado di valutare Salvatore, perché per me Salvatore è una bandiera. Aveva solo bisogno di fiducia. Io l'ho intervistato a sturno e puntai proprio il dito su questo. A un certo punto i tifosi devono anche fidarsi. Ma questo deve... Ma poi all'età che lui ha, che ha un'età, diciamo, già importante per... Oggi si va molto sui giovani, anche come direttore sportivo e tutto, c'è un'età importante, lui ormai, anche perché la sua carriera, diciamo, gli ha portato tante soddisfazioni, però diciamo, non è una persona spinta, cioè in questa città e per questi colori io penso che Salvatore è un grande uomo. Ecco, ma non è Salvatore di Somma, è un grande uomo. Cesare, ma tu va dalla saggezza di Antonio Comella. Devi ricordare una cosa. Scusa Antonio, scusa. Io ieri nel presentare la trasmissione ho messo un post dove dicevo restare con i piedi a terra, ma comunque non è vietato sognare. Sì, ma... Dobbiamo restare con i piedi per terra, non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo. No, ebbene, io te l'ho detto e lo ripeto. Queste due vittorie non fanno altro che incominciare ad alzare un certo entusiasmo nella tifoseria, dare maggiore credibilità, dare stimolo alla società per far eventualmente ancora di più e per mettere quella ciliegina che forse ancora manca. Per cui tutto ciò naturalmente non ci vieta nel modo più assoluto di sognare. Eventualmente di sognare. E quindi... non fa altro che naturalmente fa piacere. Certo, bisogna stare con i piedi ben saldi a terra, perché ogni partita nasconde delle insidie, nasconde tante e tante di quelle cose. Per cui auguriamoci che naturalmente la squadra sia sempre in ottima salute, perché effettivamente poi dobbiamo guardare pure a questo momento che oggi colpisce tante tante squadre. Certo. Per cui vi auguro che tutto ciò possa prendere la strada giusta per poter arrivare a quegli obiettivi che la società si prefigge, perché poi dobbiamo vedere, anche se la società è nella mente della società, arrivare a determinati obiettivi. Certo, la scelta di Insomma, noi l'avevamo annunciato l'anno scorso, se ti ricordi bene, stava Carmine qui, sì, quando dicevamo che Insomma bisognava dargli fiducia e naturalmente quella piena libertà di poter avere delle scelte, perché lui ormai vive nel calcio, e quindi avere un Insomma che, diciamo, che è più che avellinese oggi, attaccato a questi colori, quale migliore occasione. Dunque ritorno a Cleo Mourinho. Vista la situazione attuale del girone, c'è un po' di anomalia comunque, perché Foggia e Bisceglie hanno iniziato ieri la prima partita, e Foggia battendo il Potenza, e Bisceglie invece ha dovuto cedere in casa. Questa anomalia cosa può comportare per tutte le squadre, sia che lottino per la salvezza, sia che lottino ai vertici? Ma questa è la nota dolente, praticamente, che ogni anno purtroppo in una maniera o nell'altra si ripresenta, soprattutto in questa categoria, nella Serie C, nella Lega Pro, che parlano sempre di nuove riforme, di nuove regole più stringenti, ma ogni anno vediamo quello che è successo a Trapani, quello che sta succedendo a Catania. Cioè che nonostante cifre astronomiche di debiti,
gli permettono ancora di fare mercato. C'è Piccolo che doveva venire ad Avellino, è andato a Catania, per esempio, il giocatore, la seconda punta, un giocatore importante per questa categoria. Certo, è importante che nel proseguo del campionato non ci siano problemi, cioè, di altre società che possono dare defiance, nel senso che sia nel pagare i giocatori, nel sostenere questo campionato, perché sennò sarebbe proprio la fine, perché poi diventa un campionato falsato. Dunque, rimanendo su questo discorso, è a disposizione due cartellini, uno giallo e uno rosso. Ma il cartellino rosso? Andiamo prima sul più pesante, il più cartellino pesante. Rosso. Ecco, io il cartellino rosso lo darei proprio alla dirigenza, diciamo, della Liga Pro, praticamente, perché si è dimostrata, Ghirelli si è dimostrato praticamente, ormai ha fatto il suo tempo, di un'incompetenza unica. Si parlava di riforme del campionato, di fare una B2. L'anno scorso non c'è stato il tempo, perché il tempo è il modo, dicevano, perché i giochi si fanno a bocce ferme, hanno avuto tutta l'estate di tempo per poterlo fare, adesso ne stanno riparlando quando il campionato è partito, cioè che lo falsano il campionato. E poi sempre questi figli e figliastri, come si suol dire, perché società non riescono a stare all'impiedi neanche a comprare l'acqua minerale, vengono in una maniera o nell'altra portate avanti e casomai penalizzate chi fa sacrifici per poter reggere. Ciò, diciamo, il rosso lo darei sicuramente a Ghirelli. E il giallo? E il giallo lo darei a Boscaglia, perché nell'intervista pre-partita ci ha sottovalutato, essendo lui un allenatore di grossa esperienza, perché è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto sempre la B, anche un bravo allenatore che esprime un buon gioco, non lo so, o per caricare i suoi, ma diceva che le partite al Barbera a Palermo, la favorita, la vecchia favorita di Palermo, dice il Palermo le vincerà tutte. Questo c'è, se lanciato una cosa dalla regia, perché c'è la nostra assidua ascoltatrice che ci segue sempre, si chiama Dora Borbone, che saluta tutti, quindi la salutiamo, perché è una, proprio, e forza lui. È una costante, ricambiamo i saluti. Saluti. Okay. ciao Antonio, cartellino rosso e a chi? Mi vuoi provocare? No, non ti voglio provocare. Allora, il cartellino rosso, visto che fa parte della trasmissione, io lo darei a quei pseudi giornalisti che oggi si azzardano con le loro, diciamo, disamine per quanto riguarda la squadra. Io dico che bisogna stare ben saldi, con i piedi a terra, e mettere in condizione tale da poter far lavorare tranquillamente la squadra e l'allenatore. Il giallo? Il giallo, bene, questo veramente, seppure lieve, però mi deve consentire, mi deve perdonare, lo darei a Di Somma, di stare un po' più calmo e tranquillo. Ah, ecco, solo perché la sua presenza in panchina a volte stimola ancora di più anche i calciatori in campo. No, ma giustamente mi voglio un attimo collegare a quello che diceva. Sì. Certo, l'entusiasmo del grande Salvatore. Capisco l'entusiasmo del grande Salvatore, ma lui è un uomo di grande esperienza. Noi, se guardiamo già la partita precedente a Viterbo, ci furono due espulsi in panchina. Il segretario Tommaso Lavise. E poi la panchina si deve calmare un po'. Sì. Invitiamo la panchina dell'Avellino a calmare. No, ma anche perché lui, essendo l'Avellino una squadra blasonata, dobbiamo avere anche un certo stile. Ecco. Infatti. E adesso andiamo al prossimo avversario. La Juve Stabia, Cleo Mourinho. La Juve Stabia, 6 punti in classifica. Io, è una squadra che non sottovalutare. Altalenante, sì, vittoria, una sconfitta, una vittoria. Sì, lei ha vinto la prima fuori casa, se non mi sbaglio, proprio con la Vibonese, con la Vibonese, dico bene.
poi ha perso a Catania per 1-0 immeritatamente. E poi a 2-1 in casa, 2-1 col Francavilla, dove perdeva 1-0 e ha rimontato di 2 gol a 10 minuti dalla fine, È una squadra, sicuramente è una retrocessa dalla B, sì. Non ha smantellato completamente l'organico che aveva l'anno scorso, ancora dei giocatori importanti in rosa, anche se un po' datati, tipo i due centrali difensivi Bovo e Troest, che sono due giocatori importanti, a quel Mastalli che Enzo De Vito rincorreva qualche anno fa, se ben sì. ricordate, voleva portare l'Avellino in Serie B, e c'ha questo ragazzo italo argentino davanti, che adesso non ricordo il nome, Romero, una cosa del genere, che ha segnato anche domenica, che ne parlano molto bene. Cioè è una squadra che sicuramente non almeno sulla, per quanto riguarda, ecco, possiamo giudicare sulla carta, non sembra che ci abbia un organico per fare un campionato di vertice, però è una squadra di tutto rispetto e sicuramente non verrà a fare una passeggiata da Avellino. Antonio Comella, la Juve Stabia. Ma diciamo che il fatto che è altalenante nei risultati, o vittoria o sconfitta, al di là del è preoccupante. Ma al di là del fatto, sai benissimo, questo si tratta di un derby. A volte tu mi insegni, hai vissuto come me momenti dei derby con tante di quelle squadre campane. Sono partite particolari, e quindi lì prevale più a volte il campanilismo. Per cui il fatto di dover giocare in casa, e se dovessimo avere un po' di, diciamo così, di tifoseria che possa portare incitamento a questa squadra, mi auguro che l'Avellino possa naturalmente soddisfare ancora di più questi tifosi, e anche perché poi l'organico che ha, io penso che sia più che sufficiente per poter... Ogni volta quando si parla del prossimo turno io chiedo il risultato esatto, quindi risultato esatto di Avellino Juve Stabia. Io 2-0 per l'Avellino. 2-0 per l'Avellino, risultato esatto di Avellino Juve Stabia. Ma l'Avellino ora in 3 partite ha fatto 3 gol e ne ha subiti 0. La difesa io la vedo il reparto più forte in questo momento, anche se abbiamo ottimi giocatori anche davanti. Per esempio c'è stato l'infortunio di Laezza, ma è arrivato questo Silvestri, sinceramente, che è un giocatore importantissimo, un giocatore che il mi risultato. Ha il risultato esatto, io dico voglio dire come il mio amico Principino, il 2-0 per la Lega. Quindi 2-0 tutti e due, e mantenere le reti inviolate. Fammi sottolineare, Vendo Coppola la volta scorsa ha detto 0-2, quindi ha azzeccato il risultato giusto. Fammi dire una cosa a favore della... Il microfono è tuo, tutto a favore della difesa. Io la cosa che ho visto, al di là dei 3 difensori, una cosa più importante che mi ha dato un enorme, diciamo così... Sollievo. È di avere finalmente, forse abbiamo trovato il portiere giusto per questa categoria, perché io l'ho visto molto bravo, sì l'ho visto molto bravo, sicurezza per bravo. Volte che da sicurezza ai 3 difensori, questa è la verità. Quindi... devo elogiare, poi naturalmente io l'ho detto e lo ripeto, per me manca ancora quell'uomo che possa dare quel tocco di qualità. Santo D'Angelo 2 reti, ma importante molto anche Fella. L'acquisto di Fella veramente è stata la ciliegia sulla torta. Forse fino all'ultimo sognava il calciatore che vuole. Ieri l'ha dimostrato pure. Sì, allora Santo D'Angelo è un giocatore che sinceramente per me è completamente una sorpresa, perché è un giocatore che io non conoscevo proprio e non penso che abbia disputato dei grossi campionati, e questo la dice lunga sul merito di Salvatore Di Summa, che è andato a pescare questo ragazzo a Livorno insieme a Rizzo, e per me è stata una sorpresa almeno fino ad oggi proprio positiva, ma positiva molto, perché un ragazzo duro, si suda la maglia e poi dopo si propone spesso, ha fatto già 2 gol. Per quanto riguarda Fella,
non scopriamo niente di particolare. Io ho parlato con qualcuno che con qualcuno che l'ha tenuto da ragazzo, posso fare il nome, Antonio Andoli, praticamente l'amico, sì, mister della primavera dell'epoca, detto Capefirro. Ecco. No, perché magari qualcuno sì che ne ha parlato benissimo. Naturalmente sarà anche lui ospite qualche volta qui con noi, invito in diretta. Sì, sì, no, ma poi dopo è uno che ama l'Avellino, è un competente, è una persona equilibrata, cioè, e mi diceva praticamente che lui, è vero che sono passati tanti anni perché l'ha tenuto quando era 19enne qua ad Avellino, ma già allora aveva dei colpi e numeri. Dei numeri importanti. E diciamo, da quando è andato via ad Avellino, perché fu mandato via, se ricordo male, ma mi spero di ricordare male, perché lui in ogni caso era un giocatore da trattenere, perché era in grossa crescita con la primavera, ha fatto benissimo, perché fu quel ragazzo praticamente che con l'Avellino vinse, si levò la maglietta e sotto c'aveva la maglia della Salernitana. Cesare, c'è qualcuno nella rosa dell'Avellino che merita più spazio e finora non l'ha trovato? Ma fino adesso l'ha fatti girare tutti. Non lo so, io mi sembra che abbiano. No, è stato perché sta dando spazio a tutti. Forse l'unico giocatore che effettivamente io mi aspettavo diciamo qualcosa in più, il centravanti. Bernadotte? Mo mi sfugge il nome. Maniero, perché forse è arrivato ad Avellino con qualche chilo di troppo, però questo è un giocatore di grossa esperienza, 300 partite in Serie B, cioè questo ci tornerà utile e sicuramente concluderà il campionato in doppia cifra per quanto riguarda le redditizioni. Ecco, quindi la partita con il Turbo. E se pensiamo che ci mancano ancora un calciatore importante come Maniero. Sì, ma lo stesso. Forse anche Bernadotto che non sì, è ancora. Bernadotto, ma lo stesso Enrico, questo ragazzo che ha avuto questo strappo, ne parlano benissimo. Questo è un giocatore che il Frosinone l'ha trattenuto, non dimentichiamo che c'ha 20 anni, l'ha trattenuto perché lo voleva dare in Serie B fino all'ultima giornata. Non ha trovato la squadra della Serie B, ma aveva una coda di squadre di Serie C che lo cercavano, e là Salvatore è stato bravo ad attendere fino a fine a portare l'Avellino, perché ne parlano benissimo. Poi dopo vedremo, sarò sfortunato che si è infortunato subito. Io mi aspetto invece Antonio, voglio una opinione su Braglia. Ma Braglia, in che senso, somiglia a qualcuno che già ha allenato qui ad Avellino, e se somiglia a chi? Ma certo che Braglia è uno di quelli che ha tanta di quell'esperienza, ed è secondo me l'uomo giusto per poter aspirare a qualcosa, perché poi le sue parole io l'ho apprezzato anche su questo, quando lui ultimamente dopo la vittoria di Palermo ha detto che ci sono ancora 4-5 squadre che devono venire fuori, per cui lui lo conosce molto bene, quindi io ho molta fiducia in questo. Se te lo dovessi paragonare con gli allenatori che del passato, ma io mi sa che lo potrei più accostare ad un amico, già amico mio, amico. Pure il nome. Io ti dico la verità, Aldo Ammazzalurso. Ammazzalurso. Che dire, era d'accordo, Ammazzalurso era un giocatore che è un allenatore che spingeva molto la squadra in avanti. Ecco. Forse Braglia è un po' più equilibrato, ma perché mediamente gioca col 3-5-2, che in questa categoria forse è il modulo migliore, anche se ai moduli credo poco, perché poi dipende tutto dalle. Però dall'ultima partita io l'ho vista più propensa all'attacco. Sì, ma in ogni caso. Per cui il paragone mio va proprio a suo vantaggio, va a vantaggio di Braglia, proprio per questo. Ragazzi, devo interrompere purtroppo questa discussione, perché la regia mi fa segno che il tempo che tiranno purtroppo è finito. È volato. È stato davvero un piacere avervi qui, Cleo Urino, direttore Sport, e Antonio Comella,
giornalista. Amici e amiche di Favellino, arrivederci a lunedì prossimo. Buonasera. Buonasera. A mente fredda, commenti sulla partita dell'Avellino. Radio Notte Stereo. Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mio. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, delle scuse di quei tuoi probabilmente.